il momento della benedizione che conclude la celebrazione, quindi il momento degli auguri. L'augurio è il poter condividere la gioia di una chiamata, la gioia di una vocazione, la gioia della consacrazione. E allora vorrei augurare ai nostri diaconi, ai più giovani e ai meno giovani certamente, ma ugualmente chiamati a vivere nel servizio della carità, di indossare con fiducia sempre la dalmatica. La dalmatica è l'abito dei servi. Con un coraggio particolare, quando siamo stati battezzati ci hanno consegnato la veste bianca con l'augurio di portarla senza macchia fino alla vita eterna. La dalmatica è un po' il contrario, è fatta per essere sporcata. E io vi auguro di cuore di poterla sporcare ogni giorno, non abbiate paura di sporcare l'abito che avete ricevuto con l'incontro con le realtà dell'umanità. Potrete sporcarla nelle aule del catechismo, nell'incontro con i fratelli e le sorelle nella comunità, nel servizio della carità. Nell'animazione dei momenti di vita comunitaria e della vita dei nostri ragazzi. Il Signore ci chiede di poterla sporcare nel contatto diretto con un'umanità che invoca, che attende, che desidera conoscere il Signore. E allora vi auguro di non avere paura di sporcare l'abito del servizio. E abbiate fiducia che la Chiesa ha la grazia per poterlo rinnovare sempre, per poterlo poi purificare ogni volta e poterlo davvero far brillare come brilla questa sera, perché dove c'è la carità c'è sempre la luce, c'è sempre la vita. Su questo augurio che è per tutta la Chiesa invochiamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio che vi ha chiamato al servizio degli uomini nella sua Chiesa, vi renda strumento della sua carità verso tutti, specialmente i poveri e i sofferenti. Amen. Egli che vi ha affidato il compito di predicare il Vangelo di Cristo, vi aiuti ad essere con tutta la vostra vita autentici testimoni della sua parola. Amen. Dio che per mezzo del suo Spirito vi ha costituito dispensatori dei suoi misteri, vi conceda di essere costruttori di verità e di pace a imitazione di Gesù Cristo suo Figlio. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Vediamo, grazie a Dio.